Grazie al contributo dei cittadini che hanno preso parte al Festival d'Annunziano, il presidente del Consiglio regionale Sospiri ha consegnato al sindaco Masci e al comune di Pescara gli 80.000 euro raccolti per permettere in particolare la riapertura dei comparti 3 e 4. Nel corso dell'incontro con la stampa in comune sono state illustrate le misure finanziarie regionali e comunali per il recupero di quella parte della pineta d'Annunziana distrutta dal tragico incendio del 1º agosto. All'inizio dell'estate noi avevamo in corso l'organizzazione del Festival d'Annunziano, ero molto 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 indeciso se tenerlo, appunto perché poi il 1º agosto abbiamo avuto questo terribile incendio. Dopodiché abbiamo deciso con tutto l'ufficio di presidenza, quindi anche con i componenti del Movimento 5 Stelle, Pettinari, della Lega Bocchino, il vicepresidente Santangelo e il consigliere segretario Pepe, di non rendere gratuito il Festival d'Annunziano, ovvero non potendolo mettere a pagamento, però di richiedere una generosità, una liberalità. A questo poi si è aggiunto una disponibilità da parte degli sponsor, sempre il Festival d'Annunziano e gli avanzi, diciamo, della corretta gestione del Consiglio regionale. Il tutto fanno 80.000 euro che, come promesso, dopo l'approvazione della legge 225 che contiene la variazione di bilancio, oggi, con la promulgazione della legge da parte del Presidente Marsilio, sarà possibile erogare al Comune di Pescara. Abbiamo istituito questo tavolo di lavoro che ha stabilito delle linee guida su cui noi ci muoveremo. Abbiamo le risorse adeguate per fare gli interventi iniziali, sia di pulizia del comparto 5, sia di definizione delle situazioni ammalorate nei comparti 3 e 4 in modo tale da riaprire questi comparti. Quindi l'operazione è un'operazione a breve termine, abbiamo 80.000 euro dalla regione, poi abbiamo già 80.000 euro dal comune che stiamo utilizzando nella progettazione in modo tale da essere pronti a inizio anno per intervenire velocemente, per riaprire i comparti 3 e 4 e per pulire finalmente dopo decenni il comparto 5, che è quello purtroppo più danneggiato. La pineta rinascerà insieme alla volontà di tutti i cittadini che si sono dimostrati nel momento in cui c'è stato l'incendio, pronti a intervenire con qualsiasi mezzo, ma soprattutto con il cuore. E dopo con i contributi che sono stati dati, perché noi abbiamo raccolto contribuzioni sul conto corrente del comune, la regione ha raccolto i contributi attraverso il Festival d'Annunziano e quindi oggi insieme ci muoviamo per arrivare a un risultato che interessa tutti i cittadini.